La gente che era venuta a trovare Maria vide quello che Gesù aveva fatto. Molti di loro perciò credettero in lui. Alcuni invece andarono dai farisei e raccontarono quello che Gesù aveva fatto. Allora i capi dei sacerdoti e i farisei riunirono il loro tribunale e dissero: «Che cosa faremo ora? Quest'uomo opera molti miracoli. Se lo lasciamo fare, tutti crederanno in lui. Allora verranno i romani e distruggeranno il tempio e la nostra nazione». Uno di loro era Caifa, sommo sacerdote in quell'anno. Egli disse: «Voi non capite. Non vi rendete conto che è meglio per voi la morte di un solo uomo piuttosto che la rovina di tutta la nazione?» Caifa non parlò così di sua iniziativa, ma perché era sommo sacerdote in quell'anno. Come sommo sacerdote, egli fece una profezia. Disse che Gesù sarebbe morto per la nazione, e non soltanto per la nazione, ma anche per unire i figli di Dio dispersi. Da quel giorno, dunque, decisero di far morire Gesù. Per questo, egli evitava di andare e venire pubblicamente per la Giudea, ma si ritirò nella regione vicina al deserto, nella città chiamata Efraim, e rimase lì con i suoi discepoli. Quando si avvicinò la Pasqua ebraica, molti dalle campagne salirono a Gerusalemme per purificarsi prima della festa. Là cercavano Gesù e, stando nel tempio, dicevano fra loro: «Che ne pensate? Verrà o non verrà alla festa?» Intanto i capi dei sacerdoti e i farisei avevano ordinato: «Chiunque conosce dove si trova Gesù, lo faccia sapere». Fecero questo perché volevano arrestarlo. Sei giorni prima della Pasqua ebraica, Gesù andò a Betania, dove c'era Lazzaro, quello che egli aveva risuscitato dai morti. Lì prepararono per lui una cena. Marta serviva e Lazzaro era uno dei commensali. Maria prese un vaso di nardo purissimo, unguento profumato di grande valore, e lo versò sui piedi di Gesù. Poi li asciugò con i suoi capelli e il profumo si diffuse per tutta la casa. C'era anche Giuda Iscariota, uno dei discepoli di Gesù, quello che poi lo tradirà. Giuda disse: «Si poteva vendere questo unguento per 300 monete d'argento e poi distribuirle ai poveri». Non lo disse perché si curava dei poveri, ma perché era ladro. Teneva la cassa comune e prendeva quello che c'era dentro. Gesù dunque disse: «Lasciatela in pace. Ha fatto questo per il giorno della mia sepoltura. I poveri li avete sempre con voi, ma non sempre avrete me». Una gran folla venne a sapere che Gesù era a Betania e ci andò, non solo per lui, ma anche per vedere Lazzaro, che Gesù aveva risuscitato dai morti. Allora i capi dei sacerdoti decisero di uccidere anche Lazzaro, perché molti andavano a vederlo e credevano in Gesù.